Eccoci in diretta con la seconda delle conversazioni in programma per la nostra radio, Radio Più, e siamo in compagnia, questa volta con un volto femminile, Lidia Borzì, da 5 anni alla guida delle ACLI di Roma e di provincia. Buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno e bentrovata. Ok, Lidia, noi ormai insomma ci conosciamo da tanto tempo, tu sei un volto già noto anche della nostra radio, hai partecipato tante volte alle nostre interviste, ai nostri programmi, quindi insomma mi sento di darti del tu. Mancherebbe, Francesca, con vero Allora, piacere. Lidia, con te oggi vogliamo parlare di solidarietà al tempo del coronavirus. Come ACLI di Roma avete fatto già tantissimo, quindi il volto della solidarietà per quanto riguarda la nostra diocesi e chiaramente la città di Roma. Avete messo in cantiere tanti progetti, tra cui distanti ma vicini, e quindi siete andati proprio in quelle zone di Roma, nelle parrocchie di Roma più bisognose, ma non solo. Ce ne vuoi raccontare? E noi all'indomani già del decreto dell'8 marzo abbiamo sentito una forte responsabilità, quella come organizzazione popolare che si ispira a tre fedeltà, alla Chiesa, ai lavoratori e alla democrazia, a cui in occasione del nostro 70° compleanno, 5 anni or sono, si è aggiunta una fedeltà decisiva, quella ai poveri che ci ha donato Papa Francesco e che per noi è diventata una categoria guida di lettura, perché le povertà vanno declinate al plurale, non sono solo quelle materiali, ma sono anche valoriali, sono anche relazionali e sono anche educative. Abbiamo sentito questa responsabilità di fare la nostra umile parte anche in questo momento di difficoltà. Anche se il 9 di marzo avevamo capito che era una cosa seria, ma non a questo livello, chiaramente. Si pensava che con l'estate era tutta una cosa difficile, brutta, ma poi archiviata. In realtà abbiamo visto che man mano si è presentata una situazione di straordinaria gravità. Qualcosa che solo forse Papa Francesco con i suoi gesti è riuscito a fare anche a dargli proprio una plasticità, direi. Immagino la serata che ha fatto di preghiera a Piazza San Pietro, con una Piazza San Pietro completamente chiusa, cioè senza nessuno, in cui lui ci ha ricordato che siamo tutti interdipendenti. Le tante parole, le tante, diciamo, veramente è stata una luce, un faro, una voce limpida, un conforto pastorale, ma anche direi materiale che abbiamo avuto durante questa difficile e dura prova a cui tutti siamo stati chiamati. E quindi abbiamo attivato Distanti ma Vicini, che poi non è stato altro che potenziare e dedicare in maniera specifica il nostro modello, il nostro modo con cui facciamo azione sociale e impegno sociale e civico nella quotidianità, ovvero partire dal dare delle risposte ai bisogni primari per poi fare in modo che questo sia un gancio per mettere le persone in una rete a tutto tondo con l'esigibilità dei diritti attraverso anche il nostro patronato, i nostri che è un vero e proprio presidio di welfare territoriale, ma anche poi un occhio e un'attenzione alla parte sociale, aggregativa e psicologica, anche alla parte del lavoro, che è una dolente nota, e anche essere un po' stimolo con le istituzioni. Quindi provando a ripercorrere questo modello che mira a stringere la rete di protezione sociale, soprattutto su quelle persone che subito si sono trovate fuori dalle maglie del Cura Italia, abbiamo potenziato il nostro progetto, la nostra buona pratica di recupero delle eccedenze alimentari, il cibo che serve, con cui già nella quotidianità recuperiamo frutta, verdura e pane per circa 4.000 persone in disagio quotidianamente nella capitale attraverso un sistema
moltiplicatore di solidarietà che punta molto sulla rete, quindi non sulla sovrapposizione, ma sulla complementarietà con le tante organizzazioni solidali della città, a partire dalla nostra Caritas diocesana con cui si lavora in grande comunione e sintonia. Poi, proprio nei mesi di marzo e aprile, proprio il recupero della frutta e della verdura ha avuto un incremento del 60%. Abbiamo recuperato più di 20.000 kg di frutta e verdura, che non era solo il recupero, ma è stata anche la consegna a domicilio a chi ne aveva bisogno. Quindi un impegno di notevole portata per noi. E poi nel contempo abbiamo continuato a portare avanti la nostra iniziativa piccola ma molto significativa con il municipio Primo Roma Centro, con Binario 95 a via Gucciardini con i senza fissa dimora, a cui portiamo appunto il cibo, la cena in particolare, che tra l'altro saranno ancora ospiti fino ai primi di giugno, proprio per poter stare in sicurezza. Da questa poi abbiamo pensato di attivare un sportello telefonico, quindi a distanza, che è stato un segretariato sociale. Segretariato sociale in cui le persone possono prenotare la spesa facile. Aderiamo all'iniziativa Spesa Facile della Regione Lazio. Per saltare la coda, grazie a questa iniziativa, i nostri volontari possono fare più spese, in particolare per tutte quelle persone che in questa quarantena è più prudente non fare uscire. Ma man mano sono arrivati un'altra marea di bisogni. Accanto alla richiesta della spesa per chi non poteva uscire, ma si poteva permettere di comprarla, iniziate invece a presentarsi sempre di più un numero di persone che la spesa non la potevano comprare. Persone che, un po' come noi, persone che prima della quarantena non avevano avuto bisogno di ricorrere mai ai servizi solidali, all'assistenza, ma avevano una situazione lavorativa, diciamo, un po' fragile per tanti motivi. Quindi chi un po' i cosiddetti working poor, chi lavora ma magari non arrivava a fine mese, oppure piccoli esercenti, piccoli artigiani, ma anche le assistenti familiari, un ambito di cui noi ci occupiamo durante tutto l'anno per aiutarli nella professionalizzazione e anche nella tutela nel loro posto di lavoro. Poi purtroppo c'è il grande fenomeno tristissimo e bruttissimo, è una macchia del lavoro nero. Tutte persone che a un certo punto hanno esaurito le poche risorse che avevano e hanno iniziato ad avere problemi di vera e propria fame. Tra l'altro, magari spesso fuori dai circuiti è difficile anche identificarli e non sempre sapevano a chi rivolgersi. Quindi tutta una rete di passaparola che ci ha consentito Persone di... fragili. Fragili, guarda, persone, io direi che è un tipo di fragilità diversa perché è una fragilità di chi galleggia durante una situazione di quotidianità problematica, ma basta un non nulla e rischia di affogare, di annegare. E sono persone, sono mamme, sono nuclei monogenitoriali, mamma e bambino, con problemi ad acquistare il cibo per i bambini, quindi anche la disperazione hai sentito, perché poi noi abbiamo attivato da subito questo servizio di sostegno psicologico con delle nostre esperte, mirato agli anziani soli, mirato alle famiglie e mirato alle donne con rischio magari di violenza o di esasperazione familiare, grazie allo sportello Fiore di Loto che noi abbiamo proprio a Santa Maria ai Monti. Quindi Quindi mi sembra di capire una fotografia di una città che ha risposto
cioè nel senso di tanti bisogni a cui dare una risposta. Tanti bisogni e poi uno intrecciato con l'altro, perché io ti posso dire che tanti di questi, diciamo, servizi, attività che abbiamo messo in campo sono diventate poi la porta sociale per entrare invece a essere prese in carico per un'altra necessità. Ti faccio l'esempio della mamma che magari ci ha chiamato per dirci che era disperata e piangeva, quindi sentiva fragile a livello psicologico perché non sapeva come comprare il cibo al bambino a cui prima aveva consentito il calcetto, le piccole cose quotidiane che può dare una mamma che lavora, anche se non aveva le tutele nel suo lavoro e ora aveva problemi a dare da mangiare. Lì, la esperta che l'ha intercettata attraverso questo tipo di canale l'ha subito, come dire, passata, tra virgolette, la presa in carico da parte invece della nostra, diciamo, ambito che si occupa di sostegno alimentare. Perché poi noi che non siamo specializzati nel sostegno alimentare se non nel recupero delle eccedenze, abbiamo necessariamente dovuto attivarci perché nel momento in cui ci arrivavano queste richieste, siamo andati, come dire, in complementarietà con le altre organizzazioni e ti dico che solo nei 10 giorni di Pasqua abbiamo preso in carico 500 famiglie che praticamente prima non avevano avuto bisogno di avere assistenza dal punto di vista proprio solidale. E in tutto questo c'è stata anche una situazione, due cose che io ritengo meritevoli, anzi forse tre. Meritevoli di un segno, diciamo, positivo. La prima, appunto, la comunione con la Chiesa di Roma, quindi c'è stato sempre un raccordo con Caritas, un sentirci, uno scambio anche con altre organizzazioni. A Sant'Egidio, ad esempio, martedì portiamo la frutta per un bel quantitativo di frutta. C'è proprio, come dire, una comunione, una voglia di scambiarci e di metterci ognuno a sostegno dell'altro. E questo mi sembra veramente significativo. L'altra cosa positiva è il percorso, diciamo, di sussidiarietà agita con la regione e con alcuni municipi. Dall'alto con la regione che da subito la regione Lazio con l'assessorato alle politiche sociali ha instaurato questo tavolo di emergenza sociale in cui siamo stati sentiti, ma non solo formalmente, ma anche nella sostanza. E sono arrivate una serie di misure di aiuto significativo, tipo il fatto che già dalla prima settimana avevamo l'ordinanza che i nostri volontari potevano girare, chiaramente sempre in sicurezza, tipo ad esempio l'aiuto con i dispositivi di sicurezza, con le mascherine per quanto riguarda i nostri volontari, lo spesa facile. Quindi tante cose che sono state ci siamo visti insieme con le altre organizzazioni, con gli altri assessorati, un'esperienza di sussidiarietà che, come ho avuto modo di dire, deve continuare perché è molto importante. Dall'altra, con i municipi, con alcuni municipi con cui abbiamo da subito avviato un percorso, un progetto e quindi mettere le nostre attività che non avevano un finanziamento, ma dentro, come dire, una rete di attività coordinate, come quella appunto dei servizi psicologici, oppure la spesa facile, i carrelli sospesi. E poi la cosa bella è stata che abbiamo avviato tutto questo sempre privilegiando la rete. E l'altra cosa veramente bella è il sorriso e i tanti volontari che sono arrivati, tanti veramente nuovi. E anche i tanti donatori di cibo, fino a stamattina hanno portato 200 kg di farina, cioè la gente che può, dentro i limiti delle proprie possibilità, si è data da fare. E noi abbiamo creato questo punto, diciamo, di snodo delle nostre, chiamiamole, operazioni di solidarietà in un posto bellissimo e pieno di grandissimo significato nella città. Che siamo nella cripta della parrocchia di Santa Maria in Campitelli con Don Davide Carbonaro, che poi è il nostro accompagnatore spirituale, e tu sai che lì c'è l'immagine di Salus Populi Romani, quindi che ha già protetto la città dalla peste, quindi è qualcosa veramente per noi di grande significato. E Certo, vedere significativo.
i sorrisi dei volontari, vedere insieme persone che, diciamo, anche personaggi importanti che si sono messi in gioco a prestare il loro tempo a fare i pacchi con ragazzi immigrati, con persone più umili, scambiandosi sorrisi, un po' di complicità. Ti dico veramente che ti fa pensare che possiamo uscire da questa gravissima emergenza, forse migliori di come ci siamo entrati. Ecco, vogliamo ricordare anche questo numero che tu hai accennato, se le persone Assolutamente sì. È vogliono contattarvi? un numero che funziona tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ed è 06 57 08 70 Ok, e51. C'è poi anche il tutti 25 abituati al finale. kit, certo, Ci può. per... Dimmi, scusami. No, dico, ci possono contattare e poi chiaramente noi siamo anche in rete con le altre organizzazioni, quindi là dove si cerca sempre magari di favorire appunto le specificità di ogni singola organizzazione. Noi in particolare, ripeto, in questo periodo stiamo seguendo molto tutte quelle famiglie che possiamo seguire che sono appunto fuori da questo circuito e che ci sono entrati purtroppo per questa emergenza. Proprio stamattina siamo stati a San Paolo alla Croce da Don Roberto, il parroco, perché anche lì Zona lui a Corviale, lo ricordiamo. Corviale, proprio all'ombra del Serpentone, proprio lui diceva che in questo periodo le famiglie che hanno bisogni alimentari sono triplicate nel suo territorio. E quindi diciamo che stiamo andando in sostegno, ma c'è un raccordo, ripeto, con le parrocchie, con la Caritas e col territorio. Questo è importante perché è un tempo in cui bisogna favorire la complementarietà e non la sovrapposizione. Ecco, fare rete, tra l'altro tu sei anche la presidente della consulta delle associazioni La laicali, segretaria, la segretaria. segretaria, perdonatemi. Chiamalo così. E quindi tu hai, voglio dire, un po' un quadro più ampio proprio anche su, per quanto riguarda le associazioni che fanno parte della Guarda, nostra diocesi, giusto? Come hanno risposto anche loro? le associazioni, ognuno cerca di fare veramente la sua parte in base alle proprie possibilità, nel proprio territorio, chi in maniera più organizzata, chi in maniera più spontanea, però devo dire che l'ambito sociale e delle aggregazioni laicali è veramente uno zoccolo duro che tiene insieme un po' la coesione sociale, anche con la preghiera, perché poi dobbiamo ricordare anche, ad esempio, a Santa Maria in Capitelli, ogni sera il parroco ha organizzato un rosario che va in via streaming. Noi abbiamo organizzato per il 1° di maggio la messa, la Santa Messa dedicata ai lavoratori e alle lavoratrici in occasione proprio della solennità di San Giuseppe Artigiano, che vorrei ricordare che è stata istituita proprio in occasione del decennale delle Acli da Pio XII, come un po' il nostro patrono. Quindi ci sarà Sua Eccellenza Monsignor Livadori a presiedere la celebrazione, poi ci sarà presente Padre Davide Carbonaro, che è anche il parroco di Santa Maria in Capitelli, il nostro accompagnatore spirituale, padre e Don Francesco Pesce, che è l'incaricato della pastorale sociale, e andrà in diretta sulla pagina Lo Facebook dell'Acli. ricordiamo 1 maggio quando esattamente questo? 1 maggio alle ore 11, parrocchia Santa Maria in Campitelli, ma non si deve venire lì perché si deve stare a casa ed è possibile assistere in diretta via Facebook sulla pagina delle Acli di Roma oppure sulla pagina della parrocchia di Santa Maria in Campitelli oppure sui canali YouTube. Noi ci teniamo molto a questo momento perché è un momento in cui vogliamo, il nostro pensiero andrà tanto ai tanti lavoratori che in questo periodo sono stati in prima linea, a partire dal personale sanitario, ma anche il personale socio-assistenziale, potrei ricordare, spesso in primissima linea, anche con tutta l'emergenza Covid che ha colpito anche le case di riposo, le residenze, le RSA. Ma anche vogliamo ricordare le tante persone che
rischiano il 4 maggio, il 18 maggio, quando si riaprirà piano piano, lentamente, in sicurezza il paese, di non avere più un lavoro e quindi di trovarsi in gravi problemi. Quindi l'emergenza Covid è un'emergenza, a parere mio, a parere nostro, da tenere veramente in attenzione, non solo dal punto di vista sanitario, perché ci potrà riservare dei bruttissimi colpi di coda se non ci sarà una attenzione, cautela e prudenza, ma dall'altra parte potrà essere veramente una situazione drammatica dal punto di vista occupazionale, dal punto di vista sociale. Quindi un'emergenza che sicuramente proseguirà. Ecco, noi ricordiamo, tu hai detto il numero, ricordiamo comunque i vostri canali che sono sempre disponibili anche per contattarvi. Intanto abbiamo una pagina Facebook Acli di Roma, anche lì rispondiamo se ci scrivono. Abbiamo un sito internet www.acliroma.it e poi abbiamo anche una pagina Acli Roma Servizi per chi ha bisogno di tutte le, diciamo, un sostegno con il Cura Italia, con tutte, diciamo, le tutele che attiva il Cura Italia attraverso il patronato, attraverso il CAF. E poi abbiamo appunto invece questo centralino dedicato all'emergenza Covid, questo segretariato sociale che è 06 57 08 70 52 2, attivo la mattina dal lunedì al venerdì. Senti, noi siamo chiaramente una radio vocazione diocesana e quindi anche delle, le parrocchie ci stanno molto a cuore. Tu le hai visitate tante, quindi volevamo sapere anche un po' che aria si respirava. Ma io vedo che i parroci veramente si stanno dando tanto da fare per la cura spirituale e materiale dei propri, diciamo, parrocchiani. E va dato atto che anche con tanta fantasia della carità sono stati attivati tanti canali, è chiaro, e non si può non negare che la lontananza dall'Eucaristia, dalla Chiesa, è una cosa molto pesante. Però devo dire che tanti parroci in questi mesi di quarantena si sono dati da fare, ripeto, per la cura spirituale e materiale, cioè hanno messo insieme le due cose. E proprio, ripeto, racconto di Santa Maria in Campidelli per dire che veramente ogni sera alle 19 c'è il rosario in diretta e nella cripta sotto abbiamo veramente il nostro piccolo quartiere generale, chiamiamolo così, delle operazioni di aiuto materiale alle persone. E così come vedo tanti parroci che con le forme più disparate, sempre in sicurezza e a distanza, si stanno dando da fare. E questo tenere insieme queste due dimensioni mi sembra una cosa molto, molto importante. È veramente il segno di una Chiesa che si fa prossima, di una Chiesa in uscita, la cui guida salda è del nostro Vescovo Francesco e del suo Vicario Angelo. Ecco, ricordiamo che anche noi come radio facciamo tante dirette, seguiamo tante dirette di messe e rosari. E ci arriva una domanda perché ricordiamo ai nostri radio e telespettatori che possono comunque nelle dirette mandare le loro domande. Ci arriva una domanda, Lidia, che ci chiede il segretariato sociale anche per consulenze generiche? Sì, perché cerchiamo in qualche maniera poi nel momento in cui ci arriva la richiesta di dirottarla poi ai nostri servizi. Faccio un esempio, qualche giorno fa ci ha contattato una signora che aveva il reddito di cittadinanza collegato al conto del compagno che tra l'altro la malmenava, quindi lei era scappata e aveva paura. Un'altra signora ci ha contattato perché gli avevano pignorato lo stipendio e invece in questo tempo di coronavirus dovrebbe esserci il blocco dei pignoramenti, cioè ci sono tutta una serie di piccole tutele, ma poi anche se c'è invece bisogno di una consulenza professionale e competente, abbiamo il nostro patronato, ripeto, il nostro CAF che può invece aiutare dal punto di vista di questo tipo di servizi. Ma il segretariato sociale mira a dare, ripeto, parte dalla spesa facile, quindi ordinare eventualmente la spesa per non andare a farla e quindi non mettersi in rischio per le persone più fragili. Poi abbiamo acquisito anche da lì, acquisiamo tante richieste di aiuti alimentari.
Ma poi arrivano anche aiuti psicologici per donne che si trovano in difficoltà in famiglia in questo momento per alcune situazioni molto pesanti che rischiano di diventare esasperanti e anche pericolose. Cioè, veramente devo dire che arriva di tutto, arrivano richieste di aiuto da parte di famiglie che hanno i bambini che non riescono a seguire bene le lezioni perché hanno un unico cellulare in casa e con quello devono seguire le lezioni, perché è vero che tante scuole si sono attivate, hanno dato anche incomodato qualche tablet, ma poi ci sono delle famiglie e una ci è capitata proprio in questi giorni, tant'è vero che stiamo cercando di prenderla in carico per questa piccola cosa, che non potevano acquistare la scheda telefonica per avere la rete, la connessione nel tablet che gli aveva prestato la scuola. Molti hanno anche un pochino di dignità. A volte magari alcune cose ci arrivano dalle psicologhe perché con loro magari si aprono più facilmente e quindi poi loro le trasformano anche in richieste di aiuto materiale. Ok, quindi mi sembra di capire un ponte con la popolazione, la società e il mondo delle istituzioni. Secondo lei, dopo questo periodo di emergenza, magari il governo avrà un occhio di riguardo nei confronti del terzo settore, visto che è così importante? Guarda, io ritengo che in questa emergenza, come ho avuto modo di rappresentare settimana scorsa, che sono stata in una diretta con il sindaco Gori, il sindaco di Bergamo, il sindaco di Reggio Emilia e il mio presidente nazionale delle ACLI, Rossini, che effettivamente ci sono in questa emergenza, vengono fuori i sindaci, quindi gli enti locali di prossimità, che hanno avuto tanto carico, nel nostro caso molto i municipi, ma anche le organizzazioni sociali che hanno fatto, diciamo, la loro parte prendendosi appunto sulle spalle alcune responsabilità. Come poi il riconoscimento è stato un po' ed è un po' a geometria variabile, si va da dove non viene riconosciuto completamente, purtroppo ci sono delle situazioni, non si viene convocati ai tavoli. Oppure ci sono delle situazioni in cui c'è un aiuto, una richiesta di aiuto solo strumentale da parte del terzo settore, oppure situazioni positive in cui si avviano dei veri e propri percorsi di sussidiarietà in cui ognuno fa la sua parte e il risultato è un risultato appunto amplificato. Io credo che il terzo settore sembrerebbe che io sia di parte, ma è oggettivamente una grande risorsa per il paese, come lo sono anche le parrocchie, che ripeto, non sono solo luoghi confessionali, ma diventano dei veri e propri presidi di welfare territoriale. Il riconoscimento, la capacità di fare cabina di regia, la capacità di evitare le sovrapposizioni dipende dal modello di welfare che si attiva e si attua. Allora, se noi parliamo di un welfare a groviera, è un welfare in cui tutti mettono delle pezze. Noi lo abbiamo chiamato welfare a groviera. Quindi arriva l'organizzazione caritatevole e mette una pezza, l'organizzazione sociale un'altra pezza, l'istituzione un'altra pezza, ma alla fine avremo sempre una roba a groviera con tanti buchi, la coperta stretta e la tiri da una parte e lasci scoperta un'altra parte. Se noi mettiamo al centro, alla luce di quello che è successo con questa emergenza, un modello di welfare promozionale, dal basso, sartoriale, capace di rispondere ai bisogni, capace di essere interdipendente, capace di essere considerato una politica di sviluppo e non una politica residuale, perché fino ad oggi, diciamolo chiaro, il welfare è sempre stato un po' la Cenerentola delle politiche, io parlo a livello nazionale generico, allora io credo che se facciamo, come dire, tesoro di questa durissima situazione, sicuramente welfare, le politiche di welfare, le politiche del lavoro, le politiche di sostegno alle famiglie, non dimentichiamole, in questi giorni è stato veramente evidenziato più di una volta che non sono un po' le politiche per le famiglie e con le famiglie sono residuali, noi non ne usciamo. Se invece si investe su queste politiche e chiaramente se si fa tesoro che anche sul lavoro c'è tanto da fare, c'è tanto da fare perché non possiamo accettare un lavoro che non dia dignità, un lavoro che manca, ma un lavoro che quando c'è non dà dignità,
crea, diciamo, problemi sociali alle persone, è in nero, è mercificato e così via, noi veramente non andiamo lontani. Allora, siamo in chiusura, Lidia, e io ti volevo chiedere un'ultima cosa da presidente ovviamente delle ATI, ma anche da cittadina e da fedele. Che cosa ti aspetti da questa fase 2 e come andrà secondo te? Ma guarda, la fase 2 è, diciamo che le mie aspettative sono di una lenta ripartenza perché per prudenza non posso pensare che nel momento in cui nel paese ancora ci sono contagi ogni sera ci può essere libera tutti. Mi aspetto che ci sia sempre di più delle misure mirate a far sì che in una fase 3, che auspichiamo non sia troppo lontana, tante saracinesche si possano rialzare, tante serrande, perché la mia paura è che tante serrande resteranno chiuse, tante persone resteranno senza lavoro e quindi si andrà incontro a una crisi economica e sociale di portata veramente come se fosse un iceberg in cui il problema sanitario è la punta e poi tutto il resto è ancora che deve emergere. Poi io mi aspetto un'altra cosa, io mi aspetto, più che un'aspettativa è anche un sogno, è quella che alla cura sanitaria che è stata necessaria e ci ha portato veramente alla ribalta l'importanza dell'investire nella sanità, nella ricerca, nei medici, nei parasanitari e così via, si aggiunga invece nella comunità una cura delle relazioni, una cura che è una cura del prendersi in carico di chi è più fragile, una cura che fa sì che nessuno rimanga indietro. Io credo che questa sia una grande opportunità. Se la perdiamo, non so quale pot cioè come potremmo recuperare. Bene, guarda Lidia, io continuerei a parlare con te di questi temi all'infinito, ma purtroppo dobbiamo chiudere perché insomma abbiamo questo format di una trentina di minuti. Anzi, grazie, è un format abbastanza ampio, quindi ha dato una grande possibilità di esprimermi, vi ringrazio. Io sono contenta comunque che Roma, è una città aperta, una città solidale e si è dimostrata e si sta dimostrando anche in questa emergenza una città solidale. Ricordiamo, sempre, insomma, il collegamento con il mondo ATI. Stanno arrivando delle altre domande, ma te le gireremo e tu gli risponderai, insomma, attraverso Assolutamente i sì. canali. E veramente allora, auguri per il tuo lavoro e per appunto quello che fai. Grazie per quello che fai. Grazie anche a te, grazie, grazie, ciao. E ci vediamo giovedì prossimo con un'altra conversazione.